Nel mondo esistono degli inferni che nessuno conosce e che è possibile comprendere solo guardandovi dentro. Due di questi inferni sono le carceri che si trovano all'estrema periferia di Lima. Il carcere di massima sicurezza Miguel Castro Castro e quello di Lurigancho. All'interno di queste mura, in cui spesso accadono fatti terribili, vi sono detenuti i peggiori criminali del paese. Oltre ai detenuti comuni, vi sono anche alcuni guerriglieri di movimenti terroristici come MRTA e Sendero Luminoso, che hanno fatto lotta armata e strategia di terrore per tutti gli anni 90. Secondo fonti del National Geographic, Lurigancho è il carcere più pericoloso al mondo. Conta 11.000 detenuti per una capienza di appena 1.000 posti. Nel novembre scorso, nella cella di Jason Stanford, detenuto per narcotraffico, è stato ritrovato il cadavere della moglie, scomparsa da più di 3 mesi. La donna era stata uccisa durante l'orario di visita e nascosta dal detenuto sotto al suo letto. Ad attirare l'attenzione delle guardie, dopo 3 mesi, è stato l'odore nauseante che proveniva dalla cella. Il direttore del carcere si è giustificato dicendo che 11.000 detenuti sono difficili da controllare costantemente uno per uno. In queste carceri è praticamente impossibile entrare con una telecamera, soprattutto se sei un giornalista straniero. In Perù c'è una regola non scritta ma ben chiara. Quel che accade in Perù deve restare in Perù. Non si accettano ingerenze esterne né che alcune brutte storie escano fuori dal paese. Però Occhi può darmi una mano. Attraverso contatti fidati conosco un ex terrorista evaso dal carcere di massima sicurezza di Castro Castro. Per non metterlo subito a disagio, decido di riprenderlo con una telecamera nascosta. Per motivi di sicurezza chiamerò questa persona Carlos. Appena arrivato, Carlos mi dice di voler controllare che la casa sia sicura e che non ci siano camere spia o microfoni nascosti. Quando mi rendo conto dell'importanza che ha per lui la segretezza, gli confesso di avere addosso una telecamera e gli faccio vedere tutto il girato. Lui mi autorizza ad usarlo e accetta di farsi filmare a patto che non si mostri il suo viso. Il guerriero della città in sua base è organizzato in piccole cellule di 3 a 5 persone. Una vita apparentemente familiare. A volte succedeva che possa avere vittime quando si collocava un esplosivo di alto potere in edifici multinazionali, la Coca-Cola, la Shell. Tu hai mai ucciso qualcuno? Non posso risponderti di sì o di no, perché ho sparato in genere a sito di notte, non può determinare se in questo confronto abbiano morto persone, no? Ma io sì, ho veduto cadere i miei compagni al mio fianco. Dopo poco, per motivi di sicurezza, decidiamo che è arrivato il momento di separarci. Prima di andare, Carlos mi assicura l'appoggio dei suoi compagni all'interno del carcere e inoltre mi dà una dritta importante. All'interno delle carceri si fanno lavori di ceramica, pittura e corsi di lingue. E l'INPE, l'organo che gestisce le carceri, per motivi di immagine, ama pubblicizzare le attività riabilitative svolte all'interno delle sue prigioni. Dunque, nella richiesta di autorizzazione all'ingresso, dichiaro di voler realizzare un documentario sull'arte all'interno delle carceri peruviane. Permesso accordato. Le procedure di sicurezza all'ingresso sono lunghe ed accurate. La regola fondamentale da rispettare è una: non firmare assolutamente nulla al di fuori dei padiglioni ricreativi. Sta prendita. Ah, no. Decido di correre il rischio e lasciare la telecamera sempre accesa. Appena entro, la situazione è subito chiara. Il carcere è totalmente nelle mani dei detenuti, che circolano liberamente ovunque. Ho delle guardie armate che mi scortano ed un accompagnatore dell'INPE che vigila su tutti i miei movimenti. Mi accorgo subito di come le guardie restino indifferenti davanti ad azioni chiaramente irregolari. Attraverso il padiglione dei tubercolotici. Qui malattie come HIV e tubercolosi sono diffusissime
ed il rischio di contagio aumenta a causa dei rapporti sessuali non protetti tra i detenuti stessi. Entro nel padiglione dell'artigianato, dove si fanno tappeti e si intrecciano cesti di paglia. Commetti un delitto sin saber lo que era contro la libertà sessuale. Y no quiere hablar no, ya no, ya estoy perdiendo tiempo. No, está bien, es que estoy ocupadito. È chiaro che non mi trovo in una normale bottega. Qui reati gravissimi vengono raccontati con grande tranquillità e giustificati. Me encuentro por un delito que cometí. Tal vez no, a veces uno comete errores porque no conocemos las leyes. ¿Qué delito es? Es contra la libertad sexual. Estoy con 20 años. ¿Cuántos años tenía la edad? 16 años. Que nadie es perfecto en la tierra. Y de todas maneras, ¿no? A veces, si grandes personas instruidos caen, yo que solamente tengo primaria nada más, no tengo estudios. Un día domingo yo desde mi trabajo, le encuentro ahí en mi cuarto, a ella, porque era su hija de mi vecina. Y estaba ahí mirando televisión ella solita, y no sé qué se me ocurre. Yo estaba como una hora insulado ahí también, pero yo estaba pensando, pero si hago esto, voy a ser un mal. Pero a veces no, más lo que me ganó el impulso y hasta que llegó pues, las leyes, o sea que hasta por tocar a una niña o coger cualquier, ¿no? Es penado 3 a 4 años, solamente por tocar, hasta 8 años. Vamos. In un altro padiglione, come personaggio dell'inferno dantesco, contrapposto a quello precedente, incontro Juan. Yo estoy purgando una condena de 20 años por el delito de homicidio. Fue porque esta persona, una persona mayor de 73 años, intentó violar a mis dos sobrinas. Una sobrina de 8 años y otra de 7 años. ¿Cómo las mató? Estrangulándolo con la mano. ¿Una sola mano? No, desafortunadamente, en diciembre de 2000, del mismo año perdí mi brazo en un accidente de tránsito. Rabia. Definitivamente. O sea, en pocas palabras, me tomé la justicia con mis propias manos, ¿no? Cosa que no debía haber hecho. A darmi conferma di come a Lurigancio sia tutto relativo, ci pensa quest'uomo. Por ti, narcotráfico. ¿La pena, su condena? La cadena perpetua. ¿Cuántos kilos? 3.500 kilos. 3.500 kilos es una miseria, hermano. Iban a agarrar 10 toneladas. ¿Y cómo la transportaba esta? En avión a México. ¿Cocaína? Sí. ¿Y cuánto se puede ganar con 3.500? ¿Cuánto se puede ganar? Sí, sí. Bueno, depende, pues, 200 millones. ¿De dólares? Sí. Bueno. Una miseria. Así es. Finora le guardie hanno controllato ogni mio singolo movimento, ma mi fanno sapere che un detenuto italiano arrestato per spaccio può darmi una mano. Sei di Roma? Io sono di Roma. Oh, mamma mia, mi stai dicendo. No, no. Ma la droga entra qui dentro. Io se vuoi te la faccio pure vedere. Tu mi dici cosa vuoi, ti dico qua si può fare qualsiasi. Tu vuoi un chilo di coca? Cioè un chilo di coca io riesco a comprarlo qui dentro. È come il supermercato. È una questione di soldi. E perché allora il colonnello questa mattina mi ha detto che non potevo fare alcune riprese per motivi di sicurezza? Ma tu se non gli dai una lira è normale che questo ti fa tutti i problemi. Se fai le cose fatte bene mi servono i soldi. Il socio è sempre la solita cosa del campo di pallacanestro di tutti i prigioni è sempre uguale. Bene, decido di seguire i consigli del mio amico, anche se il mio accompagnatore comincia a nervosirsi. Ho portato, ti faccio vedere, una cosetta per farti vedere, poi ci stanno veramente 11 soli, ti devo pure andare l'altro solo a quello della porta d'entrata. Dai un minuto, sentiamo, sentiamoci. Non importa, vai. No, vuole raggiù. Sì, tranquillo. Dai, 2 minuti. Sì, non rompere i coglioni. Questi qua sono pietre freebase. Conosci freebase? È pietra fatta di coca, si fuma questa. Questa invece è per inalare. Tranquillo, che lo lanci, tranquillo. Che problema hai? Questa qui è coca. Questo pacco vale un solo. Questo piccoletto. Questo.
E questo vale 3 soles. Questo vale 4 punti di pietra che vale 3 soles. Ah, vuoi tu? Tu sbiffi? No, no. No, no. Vedete che vita? Vedete che vita? Che mi... questo, così no, no. No. Guardalo, guardalo, mano, guardalo. Sì, tranquillo. Il mio viaggio all'inferno continua nel padiglione 5 del carcere di massima sicurezza. Qui è assolutamente vietato parlare di politica. Vi sono detenuti i terroristi che sono già stati avvisati del mio arrivo. Mi nome è Jaime Castillo Petruzzi, pertenezco al movimento rivoluzionario Tupac Amaru. Sto condenato a 23 anni di prigione. Il sogno che perseguiamo è una società di uomini liberi, giusti, solidarios, el gasto inútil de tanta riqueza que nos brinda la tierra. Sí, sí, amigo Andrea, para despedirnos. No, nada de política. Mi palabra, nada de política. Ad un certo punto, i miei guardiani si arrabbiano. ¿Dónde vamos? No, un momentito, però io già tengo il diritto di stare qui. Si habla de política, cortado. Yo quiero ver. No, la política a mí no me interesa. No me interesa. Appartengo al movimiento Tupac Amaru. Ya son 14 años que estoy en galera. Ho un figlio anche, ¿no? Por esta situación de la guerra, ¿no? Anche la donna, il figlio perso, no? Lui è negli Stati Uniti, per esempio, no? Speriamo che già lui è giovane, chissà, non so, qualche giorno arriva qui, no? Sarebbe bello, no? Sarebbe bello, no? Poter parlare con loro, no? Uno lascia tante cose, no? E passa un mondo isolato, no? Mancano gli olori anche, no? Per esempio, io non ricordo com'è l'olore alla benzina, per esempio. Il vento, e qui non si vede cose, tutto è stretto, uno guarda 2-10 metri, no? Guarda a lungo, non si può guardare a lungo, no? Quanto vogliamo guardare a lungo, no? No? Va bene, è diverso, tutto diverso, no? Le sensazioni sono altre, no? Siamo isolati qui. Cosa davvero paradossale. All'ora di pranzo le guardie chiudono il cancello del padiglione lasciandomi al suo interno. Con l'aiuto dei miei amici guerriglieri ne approfitto allora per salire fino alle celle. I detenuti, nonostante sapessero del mio arrivo, restano sorpresi della presenza di una telecamera in questa zona del carcere. Le guardie possono tornare da un momento all'altro. Ho pochissimo tempo. Ma mi basta per vedere come ogni cella sia solo un piccolo e scomodo buco. Ci sono immagini dei propri cari che rendono meno grigie le pareti e libri che servono a passare il tempo. Qui è naturale che la cucina ed il bagno siano nello stesso angolo. Il mio amico ci tiene a farmi vedere quel che lui vede ogni giorno da tantissimi anni. Giro finito. Qualcuno si è accorto che non sono più tallonato dalle guardie. Che? Quale gordo? Sì, il diritto che al bagno. Al bagno. Che vengano. Ormai è sera. Vado via con addosso l'odore di queste storie. Vado via lasciandomi alle spalle due di quegli inferni che si possono trovare in terra. Due inferni peruviani chiamati Lurigancho e Miguel Castro Castro.